A volte le apparenze ingannano e ciò che può sembrare piccolo, in realtà così piccolo non è. Un po' come la quarta generazione della Skoda Fabia, che cambia pianale, cresce nelle dimensioni e matura nei contenuti. Tutto questo si traduce in un abitacolo sfruttato meglio. Dietro lo spazio gambe è adeguato, 24 cm in media, ma c'è più oriosità in larghezza, 7 cm, e in altezza, più 3 cm. Poi c'è il baule, secondo me è uno dei pezzi forti della Fabia, perché è molto spazioso, 311 litri è uno dei valori più elevati della categoria, ma soprattutto è molto ben sfruttabile e pieno zeppo di soluzioni intelligenti. Questo è un vano per i maniaci dell'ordine. Ripiano double face, occhiali di fissaggio, reti elastiche, ganci per appendere le borse e questa ennesima furbissima trovata. Una sorta di amaca di tessuto dove appoggiare le giacche o un ombrello bagnato, tutto ben lontano dai bagagli. La domanda a questo punto sorge spontanea, ma Simply Clever, semplicemente intelligente, è soltanto un riuscitissimo claim del marketing oppure c'è davvero della sostanza? Sorvolando sull'ormai celebre ombrello nella portiera, oppure sul raschietto del ghiaccio infilato nello sportellino della benzina, ci sono un sacco di altre trovate capaci davvero di aumentare la funzionalità e la percezione di sostanza. Qualche esempio? Il piccolo bidoncino della spazzatura con tanto di sacchettino asportabile, il vano centrale che nasconde un nastrino portapenne e un fermacarte plastico. Il fondo stesso poi è facilmente asportabile per favorire le operazioni di pulizia. Ancora, il doppio portapibite centrale è asportabile. In questo modo si può avere un vano dalla forma differente e anche in questo caso togliere la polvere più facile. E dietro, mimetizzato, questo portabottiglie. Chapeau! Quanto costa tutto questo? Beh, allora la gamma della Fabia parte da 16.900 euro con il 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli. C'è anche da 80 ed entrambi sono guidabili dai neopatentati. Io invece sono sulla 1000 TSI da 95 cavalli in allestimento style, che è il più ricco fra i due disponibili. Stacca un cartellino di 19.800 euro, che è abbastanza competitivo considerato la dotazione di serie. Qui infatti ci sono i fari full LED, i cerchi in lega da 16 pollici, Apple CarPlay e Android Auto, anche wireless, attraverso l'infotainment da 8 pollici, e il clima automatico bizona, con bocchette anche dietro, una vera rarità nel segmento. La plancia ha forme che mettono d'accordo stile e funzionalità, ha un bel colpo d'occhio perché nonostante abbia dei materiali piuttosto basici, quelli del segmento per intenderci, con alcune plastiche rigide, i progettisti della Skoda hanno inserito qualche elemento tipo questa fascia centrale che attraversa tutta la plancia oppure le finiture attorno alle bocchette da reazione che restituiscono una sensazione di ben fatto, diciamo. Qui comunque di nuovo non c'è soltanto la piattaforma, anche i motori sono stati rivisti profondamente. I TSI turbo benzina, per esempio, da 95 e 110 cavalli, con quest'ultimo che può avere anche il cambio DSG, hanno le canne dei cilindri rivestite al plasma per ridurre gli attriti interni e altre grandi e piccole migliorie per consumare meno. Ai consumi dà una mano anche l'aerodinamica, che è curata un bel po'. La griglia anteriore, per esempio, ha delle feritoie attive che si chiudono quando non c'è necessità di raffreddamento. Poi ci sono delle prese d'aria laterali che servono per fare scorrere meglio i flussi lungo le fiancate e anche il fondo della vettura è carenato quasi quanto quello di una sportiva. Pensate che ci sono 12 pannelli di copertura contro i precedenti 3. Il risultato finale è un CX davvero ottimo per una due volumi, 0,28. E a questo corrispondono quindi dei consumi reali rilevati dal nostro centro prove che sono davvero interessanti, soprattutto se si pensa che qui appunto non c'è nessun aiutino elettrico.
È poco assettato, insomma, è anche abbastanza brillante. Il millino frulla bene, non ha eccessive vibrazioni e sotto risponde con una certa vivacità, perché ci sono 175 Nm di coppia, sempre disponibili tra 1600 e 3500 giri, e quindi le prestazioni alla fine sono più che discrete. A patto però di usare con intelligenza la leva del cambio. Qui infatti il manuale ha soltanto 5 rapporti, la rapportatura è piuttosto lunga per favorire i consumi e quindi se si ha fretta di riprendere velocità bisogna attaccarsi spesso al cambio e scalare, altrimenti se il motore va sotto coppia è un po' stanco. Per il resto la strada fila via liscia sotto le ruote, perché l'insonorizzazione è ben curata e gli ammortizzatori fanno bene il loro dovere. Poi se si incontra qualche curva diventa anche piacevole, perché la Fabia fa valere il suo peso contenuto, circa 12 quintali, un telaio sano e un'elettronica ben tarata. Quindi diciamo che il suo comportamento è molto omogeneo, sano appunto, e quando si tratta anche di cavarsi d'impaccio in una situazione di emergenza, il telaio risponde molto bene, come abbiamo verificato nelle nostre prove dinamiche dove la Fabia è uscita a testa alta. Per quel che riguarda la sicurezza, la Fabia è ben dotata anche al capitolo ADAS. Di serie su tutta la gamma ci sono la frenata automatica di emergenza, il mantenimento della corsia e il regolatore di velocità. Con un pacchetto a richiesta si sale invece a un livello 2 di guida assistita, quindi con regolatore di velocità attivo, mantenimento della traiettoria, quindi il centraggio in carreggiata. E questo pacchetto tra l'altro si porta dietro la strumentazione digitale riconfigurabile con il pannello da 10,3 pollici, che io credo che sia una delle migliori interpretazioni in materia, perché è molto facile da decifrare, i layout sono tantissimi e soprattutto è facile da gestire grazie a questo tasto al volante. Perciò ricordate, non lasciatevi ingannare dalle apparenze.